Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un episodio speciale di Dragon Ball What If. La storia di questo What If è separata da quella del What If che già sto facendo sul canale ogni venerdì. Questa storia riguarda appunto Super Golden Freezer, una mia mod che ho fatto un po' di tempo fa e a cui volevo dare, diciamo, una spiegazione. Quindi ragazzi, detto questo, spero che il video vi piaccia, buona visione. Dopo la vittoria da parte del settimo universo al torneo del potere, Freezer, nonostante sia stato d'aiuto al torneo, viene tradito e rispedito immediatamente all'inferno. Qui il demone condensa la sua aura e crea un'esplosione immensa che gli permette di scappare dall'inferno. L'imperatore, dopo mesi di allenamento, decide di rivendicarsi sui guerrieri Z. Nel frattempo Goku si trova sul pianeta Vegeta, che è stato ricreato grazie ai desideri delle super sfere del drago. Freezer si dirige sulla Terra. Appena arrivato distrugge una città per attirare i nostri guerrieri Z. Piccolo e Gohan, che nel frattempo si stanno allenando, notano il pericolo. Entrambi, negli ultimi mesi, sono riusciti ad ottenere il Ki divino e sono diventati molto più forti. Freezer, a vista di due guerrieri, si scaglia su di essi. Gohan diventa Super Saiyan White, una forma che miscela il potenziale liberato e il Super Saiyan Blue. Piccolo diventa Super Namekian God. L'imperatore, nella sua forma finale, riesce a tenere testa a Gohan. Piccolo ne approfitta della distrazione dell'imperatore per colpirlo e scagliarlo via. Quest'ultimo si rialza e si trasforma nella sua forma dorata. Nel frattempo che avviene uno scontro, Goku e Vegeta, che si trovano sul pianeta Vegeta, avvertono l'aura di Freezer. Sbalorditi, si teletrasportano in fretta sul pianeta Terra. Nel frattempo che i due Saiyan si teletrasportano, un misterioso guerriero afferra Goku e si teletrasporta con il duo. Arrivati sul pianeta Terra, Goku e Vegeta notano Bardock. Bardock spiega tutto, spiega a Goku di essere suo padre e spiega appunto che Freezer ha distrutto il pianeta dei Saiyan, nonostante già Goku e Vegeta lo sappiano, e dice ai due Saiyan che è venuto con loro perché ha percepito l'aura di Freezer. I tre Saiyan si dirigono nel luogo dello scontro e trovano Piccolo e Gohan sconfitti da Freezer. Goku, vedendo Freezer, lo guarda con superiorità, dato che ormai, secondo Goku appunto, è diventato molto più forte di Freezer. Vegeta e Bardock fissano l'imperatore e notano che qualcosa non va. Golden Freezer si squaglia su Goku, il Saiyan diventa subito Super Saiyan Blue e para tutti i suoi colpi. Goku malmena Freezer e lo sconfigge velocemente. Freezer sorride, scaglia Goku via e si trasforma nella sua forma finale, ovvero il Super Golden Freezer. Qui malmena Goku e lo manda in fin di vita. Vegeta prova ad avvicinarsi a Freezer, ma viene fermato da Bardock, che gli dice che sarebbe un suicidio. Qui, Bardock urla Goku e gli dice di pensare alla sua natura, alla sua sete di sangue e alla sua vera potenza. Il Saiyan, sia per necessità che per rabbia, si trasforma nel Super Saiyan Blood, la forma definitiva dei Saiyan che assimila la sete di sangue che caratterizza ogni Saiyan. Goku si scaglia su Freezer e lo malmena. Poi usa una Blood Kamehameha che consuma il sangue di chi la usa e poi, per uccidere Freezer, usa una Super Blood Kamehameha che disintegra il tiranno. Qui Bardock parla al figlio Goku e lo ringrazia per aver salvato i Saiyan dalla minaccia di Freezer per l'ennesima volta. Successivamente arriva Beerus, che decide di andare direttamente all'inferno per eliminare Freezer. Allora ragazzuoli, per questo video è tutto. Spero di cuore che la storia narrata nel What If vi sia piaciuta. Lasciate un mi piace, commentate il video e condividetelo se vi va. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo al mio canale. Entrate se volete nel canale Discord e nel canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video, di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!